Grazie.
Faccia quello che vi chiederemo. Egli disse loro:
Signore prima ci ha pensato secondo un progetto e poi ci ha creato. E chiedeva al Signore di mostrare anche un salmo, mette in bocca durante questa preghiera, mostrami Signore la mia vita, perché in essa io possa camminare. Chiedeva al Signore di mostrare il contesto religioso, sociale, in cui vive Giovanni Antico, quello che di solito caratterizza la fine di un secolo. Siamo alla fine del Settecento. Le stesse problematiche avremo noi in Europa alla fine dell'Ottocento. E alla fine del Settecento si crea questa situazione. La Chiesa è nettamente spaccata tra la cosiddetta Chiesa alta, vescovi, cardinali, i preti al servizio dei nobili, e la Chiesa bassa, la Chiesa del popolo, di cui nessuno si occupava, la Chiesa del popolo. A livello sociale abbiamo in Francia la rivoluzione francese, e allora tutto viene scambiato, allora si comincia anche a perseguitare la Chiesa, si sfonda gli istituti religiosi dei loro beni, non è consentito ai religiosi, alle religiose, ai preti di vestire con l'abito religioso. Anni drammatici, difficili, e in quegli anni si creano fasce enormi di povertà. Bene, Giovanna Antida comprende che essere tutta di Gesù vuol dire fare come lui, non lasciarsi servire, come abbiamo ascoltato nel testo del Vangelo, ma farsi servire. In fondo il segreto della santità sta proprio qui, nel servizio. Il servizio che passa attraverso la via dell'umiltà, perché la via scelta l'abbassarsi fino a inginocchiarsi davanti alle creature per lavare con i piedi. Il creatore si inginocchia davanti alle creature. Gesù non ha avuto paura di toccare i lebbrosi, di toccare i ciechi, di sedere con i pubblicani e le prostitute. Lui è venuto non per essere servito, ma per servire. Ed è questa la via che ci indica per arrivare a Lui, per essere di Lui e essere con Lui. Allora Giovanna Antida decide di entrare nella compagnia di San Vincenzo del Paolo, perché così poteva davvero vivere da una parte quella sorta di clausura del cuore, perché lei aspirava anche alla vita del Carmelo, di essere una carmelitana, di custodire nella cella della propria anima, di custodire la presenza di Dio e con Lui intrattenersi in un colloquio intimo, permanente. Ma nello stesso tempo avvertiva l'esigenza di scommettere e di spendere la sua vita al servizio di Lui. Allora pensa che la contemplazione nell'esercizio della carità, proprie del carisma di San Vincenzo di Paolo, rispondevano al suono del suo cuore, e si fa suono a 22 anni di questa congregazione. Ma è la rivoluzione francese. Allora i religiosi e le religiose vengono ridotte allo stato laicale, cioè devono vestire da laici. Non sono più
padre, o reverendo, o suore. Ma vengono chiamati come fratelli, oppure signore, signor Tizio, signor Caio. Sembra che il sogno di Giovanni Antida vada in fronte. Che fare adesso? Comincia un po' ad occuparsi dei poveri. Poi sente parlare di questa sorta di comunità religiosa chiamata i solitari in Svizzera, che si occupava degli ammalati, degli ultimi. E lei dalla Francia si sposta alla Svizzera, perché vuole andare lì dove il Signore vuole. Se è di Gesù, la volontà di Gesù è la sua volontà. E lei vivrà sempre in attento ascolto del Signore per capire dove il Signore la vuole condurre e farsi trovare pronta come la sposa all'appuntamento con il suo sposo. E va in Svizzera. E lì lavora con questa comunità dei solitari. Poi non le basta più questo, perché si rende conto che l'ideale della vita non può essere curare gli ammalati e basta. Per quanto tu ti adoperi a curare gli ammalati, non li guarirai mai tu, perché ci saranno sempre ammalati. Vive in un certo senso Giovanni Antida quello che si racconta in un aneddoto dei padri del deserto. Tre giovani monaci volevano veramente diventare santi, volevano realizzare questo sogno in totalità per il Signore. E allora a un certo punto si riuniscono insieme e si scambiano i loro sogni e le loro decisioni. Il primo dice: io voglio andare per il mondo a guarire tutti gli ammalati, e così posso davvero essere santo, provare la gioia del cuore, perché avrò dato sollievo a tanta gente. Il secondo dice: io girerò per i villaggi, voglio portare la pace nelle famiglie, voglio portare la pace fra i popoli, perché quando il mondo sarà in pace, davvero sperimenteremo come la nostra terra e il paradiso. Al terzo chiedono: tu che farai? E lui risponde: io rimango qui nel deserto a pregare per tutti. Dopo qualche anno si trovano di nuovo nel deserto. Uno, il terzo, è molto felice e sereno nel cuore, e si vede dal suo volto, dai suoi occhi. Gli altri due invece sono un po' rattristati, un po' rabbugliati. Allora il terzo giovane monaco chiede: ma come vi andate? Come mai siete tornati? E il primo dice: guarda, sono disperato. Per quanti ammalati ho cercato di curare, ne trovavo sempre più di quelli che guarivo. È impossibile trovare la pace guarendo tutti gli ammalati. E il secondo? Il secondo dice: mettevo pace in un villaggio, andavo in un altro e il primo tornava a far bene. Mettevo pace in una famiglia, andavo in un'altra e nella prima di nuovo litigavo. Non ho trovato pace nel mio cuore. E tu come stai? Io sto bene. Adesso mi faccio vedere, perché voglio avere la pace nel cuore. Prende una bacina, poi una palla che dice: guardate la bacina, versa l'acqua
grande ospedale, il più grande ospedale del Regno di Napoli. E lì Giovanna Nitida, con le sue compagne, con le altre ragazze, cominciano davvero a testimoniare la carità. Ma Giovanna Nitida scopre una cosa che non conosceva. Tutte le monache non potevano uscire dal monastero, era così. E per non dividere l'eredità, lo sapete, le figlie venivano infilate nel monastero. E non potevano uscire. Nei conventi i poveri non potevano entrare, sono i nobili. I poveri dovevano stare alla porta, suonare. E basta, non potevano entrare. I bambini dei ricchi non potevano giocare con i bambini dei poveri. Giovanna Nitida allora davvero accende la fantasia della carità. Mette su una scuola per i bambini, a Padova, come una parete. Fa due classi, i bambini dei ricchi e i bambini dei poveri, ma nella stessa stanza. Così che i bambini cominciano a giocare, a fraternizzare, a volersi bene, a notare che non c'è differenza fra i ricchi e i poveri. I bambini sono bambini, amati da Dio. Poi, piano piano, visita le carceri. E lì, come aveva già fatto in Francia, si preoccupa di dare un lavoro a questi detenuti. Vuole che ritrovino la loro dignità di essere umani. Solleva anche le prostitute, si fa loro occupare, le aiuta a ritrovare il senso dell'amore e restituisce dignità anche a loro. Poi si inventa un'altra cosa, apre una farmacia, ma dentro il convento. In questo modo i poveri devono entrare dentro il convento per avere le medicine e non aspettare fuori i pacchi o la provvista delle poveri. Ed entrano dentro il convento, crollano davvero tanto da lì. Il 24 agosto, 13 gennaio, morto, 14. 27 agosto, giusto. 26 agosto del 1826, muore a Napoli, in grande fama di santità. E poi viene proclamata santa da Papa XI. Questo busto che la riproduce con una reliquia dello Stato, cosa vuol dire a noi oggi? Cosa siamo venuti a fare? Siamo venuti a capire che la santità è così. Che la santità è la nostra vocazione. Siamo chiamati a placare le agitazioni del nostro cuore, perché nell'acqua che muore la carità di Giovanna Nitida Dorè possa ciascuno di noi essere veramente come Maria, come Maria, per essere totalmente di Dio e testimoniare. Abbiamo vissuto che il sorriso della verità torni a germogliare
dopo la cena allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete, questo è il calice del mio sangue, per la nuova e eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in la remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Padre nostro, che sei in cielo, che sia santificato il tuo nome.
Santo,